Alessandro, come si dice in gergo, quando il gioco si fa duro? Eh sì, adesso è un momento particolare della stagione, ci avviciniamo al rush finale e dobbiamo essere tutti concentrati perché adesso ogni partita vale doppio. La vittoria con il Palermo, secondo me, ci ha lasciato un po' gli strascichi, diciamo, di una condizione fisica un po' così, perché comunque abbiamo speso tanto contro una squadra veramente forte. E quindi di giocare subito dopo si stava un po' tra virgolette sulle gambe. Però adesso abbiamo ricaricato le batterie, adesso ci prepariamo per la partita di domani, che sarà una partita veramente difficile. Avete fatto ancora più quadrato, più gruppo se vogliamo, visto per esempio Giorgio Repetto, responsabile dell'area tecnica l'altro giorno, che ha chiamato, se vogliamo, a raccolta i giocatori un po' più esperti, vi ha, tra virgolette, catechizzati. Eh beh, giustamente, perché noi più grandi dobbiamo avere la mentalità giusta in questo momento, trascinare, diciamo, chi è un po' più in difficoltà a livello fisico, caratteriale, quindi noi più grandi dobbiamo fare questo, dobbiamo raddrizzare la barca. E Giorgio, il direttore, è una persona per bene, capisce queste situazioni e quindi siamo tutti uniti verso un unico obiettivo. Senti, che squadra è questo Perugia? Una squadra molto strana, senza mezze misure, no? Se analizziamo i dati, va molto bene in trasferta, perde in casa, addirittura quattro successi, lontano dal Curi nel girone di ritorno. Sì, il Perugia è una squadra particolare, va affrontata con determinazione e grinta perché ha giocatori di qualità in campo e quindi possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Fuori casa sono più pericolosi perché giocano un calcio, diciamo, di ripartenza fatto di giocate in verticale e quindi sono molto pericolosi. Noi dobbiamo stare attenti su queste situazioni, abbiamo lavorato anche stamattina su queste cose, domani dobbiamo farle al massimo delle nostre potenzialità. È una squadra che gioca, lascia giocare, se vogliamo, non organizzatissima in fase di non possesso, lì dovrete essere bravi, no? Ha detto tu le caratteristiche di questa squadra, sì, ha queste piccole lacune in fase, diciamo, di non possesso e noi dobbiamo essere bravi a colpire in queste situazioni qui.